La scissione più evidente e più gravida di conseguenze della coscienza di classe proletaria si mostra nella separazione della lotta economica da quella politica. Marx ha richiamato più volte l'attenzione sull'inammissibilità di questa separazione, mostrando come nell'essenza di ogni lotta economica è implicito il suo convertirsi nella sfera politica e viceversa. Eppure fu possibile eliminare questa concezione dalla teoria del proletariato. Il motivo di questa deviazione della coscienza di classe da se stessa è fondato nella scissione dialettica tra posizione di un fine particolare e scopo finale. In ultima analisi, quindi, nella scissione dialettica della rivoluzione proletaria. Infatti, le classi che nelle società anteriori erano destinate al potere e che perciò erano in grado di realizzare rivoluzioni vittoriose proprio a causa dell'inadeguatezza delle loro coscienza, della loro coscienza di classe rispetto alla struttura economica oggettiva, quindi a causa della loro inconsapevolezza sulla loro propria funzione nel processo di sviluppo sociale, si trovavano dal punto di vista soggettivo di fronte a un compito più facile. Esse dovevano soltanto imporre i loro interessi immediati con la violenza di cui potevano disporre. Ma il senso sociale delle loro azioni rimaneva nascosto a loro stessi e veniva semplicemente rimesso all'astuzia della ragione del processo di sviluppo. Ma poiché il proletariato è posto dalla storia di fronte al compito di una trasformazione cosciente della società, nella sua coscienza di classe si forma necessariamente la contraddizione dialettica tra l'interesse immediato e lo scopo finale tra il momento singolo e l'intero. Infatti, nella sua essenza, la situazione concreta, con le sue concrete esigenze, il momento singolo del processo è immanente alla società del presente, alla società capitalistica. Si trova sotto le sue leggi, è sottoposto alla sua struttura economica. Solo se viene inserito nella visione totale del processo, se viene messo in relazione con lo scopo finale, esso rimanda concretamente e coscientemente
al di là della società capitalistica, esso diventa rivoluzionario. Ciò significa tuttavia, soggettivamente, per la coscienza di classe del proletariato, che il rapporto dialettico tra l'interesse immediato e l'influsso oggettivo sull'intero della società è trasferito nella coscienza del proletariato stesso. Invece di svolgersi, come in ogni classe anteriore, al di là della coscienza attribuita di diritto, come processo puramente oggettivo. La vittoria rivoluzionaria del proletariato non è quindi, come nel caso delle classi precedenti, la realizzazione immediata dell'essere socialmente dato dalla classe, ma, come è già stato riconosciuto e messo in evidenza dal giovane Marx, la sua autosoppressione. Il Manifesto Comunista formula questa differenza nel modo seguente: tutte le classi che si sono finora conquistate il potere hanno cercato di assicurare la posizione di vita già acquisita, assoggettando l'intera società alle condizioni della loro acquisizione. I proletari possono conquistarsi le forze produttive della società soltanto abolendo il loro proprio sistema di appropriazione anteriore e perciò stesso l'intero sistema di appropriazione che c'è stato finora. Questa dialettica interna della situazione di classe, da un lato, rende più difficile lo sviluppo della coscienza proletaria di classe rispetto alla borghesia, che nel dispiegamento della sua coscienza di classe ha potuto arrestarsi alla superficie dei fenomeni ed arenarsi nell'empiria più grossolana e astratta, mentre per il proletariato era un imperativo elementare della sua lotta di classe, già ai primitivi gradi del suo sviluppo, l'andare oltre il dato immediato. Ciò è sottolineato da Marx già nelle sue osservazioni sulla rivolta dei tessitori della Slavia. Infatti, la situazione di classe del proletariato introduce direttamente la contraddizione nella sua stessa coscienza, mentre le contraddizioni che provengono alla borghesia dalla sua situazione di classe devono necessariamente manifestarsi come limite esterno della coscienza. Infatti, la situazione di classe del proletariato introduce direttamente la contraddizione
nella sua stessa coscienza, mentre le contraddizioni che provengono dalla borghesia, dalla sua situazione di classe, dovevano necessariamente manifestarsi come un limite esterno della coscienza. D'altro lato, questa contraddizione significa che nello sviluppo del proletariato la falsa coscienza ha una funzione del tutto diversa che nelle classi precedenti, mentre cioè nella coscienza di classe della borghesia, per via del suo modo di riferirsi all'intero della società, anche il corretto accertamento dei singoli dati di fatto o momenti dello sviluppo mette in luce limiti presenti nella coscienza, scoprendosi come falsa coscienza. Nella stessa falsa coscienza del proletariato si cela invece, persino nei suoi errori materiali, un'intenzione verso la verità. A questo proposito basterà rimandare alla critica della società degli utopisti oppure allo sviluppo e alla rielaborazione in senso proletario rivoluzionario della teoria ricardiana. Di quest'ultima Engels sottolinea energicamente il fatto che dal punto di vista economico essa è formalmente falsa, ma aggiunge subito dopo: una cosa che è formalmente falsa dal punto di vista economico può tuttavia essere esatta dal punto di vista storico universale. Sotto la inesattezza economica formale può dunque nascondersi un contenuto economico quanto mai vero. Solo in questo modo diventa risolvibile, trasformandosi al tempo stesso in fattore cosciente della storia, la contraddizione presente nella coscienza di classe del proletariato.